Ben ritrovati in questa ennesima lezione. Allora, non ho slide oggi, quindi condivido subito lo schermo perché tanto il principio è che voi vediate cose. Allora, condividi. Condividi. Aspettate, credo che no, ho sbagliato. Questo PC schermo. Ok. Adesso dovreste vedere tutto quanto. Allora, l'altra volta abbiamo parlato un pochino dei sistemi operativi. Quindi, che cos'è un sistema operativo? Ve lo ricordo molto velocemente. Il sistema operativo è l'interfaccia che si pone, tra virgolette, fra noi e principalmente una macchina. Nel nostro caso è Windows 10. Il sistema operativo di Microsoft. Nel caso dei cellulari è Android o iOS, chi ha Apple o chi ha tutto il resto, o quasi. Il sistema operativo ci serve in questo contesto per, diciamo, manovrare in maniera più semplice il nostro computer, quindi vedere effettivamente quello che facciamo, ma è proprio la semplicità che fa, diciamo, la forza, tra virgolette, spunto, non sempre, ma comunque la semplicità del sistema che poi fa sì che venga soprattutto diffuso tra le persone. Quindi più un sistema è semplice e di facile utilizzo, e più le persone tenderanno ad utilizzarlo, e quindi è giusto poi che una tecnologia vada a tutti quanti. Allora, il sistema operativo si chiama Windows, che in inglese, come vi ricordavo l'altra volta, è finestre, nasce nei primi anni 90 e si è evoluto negli anni in tantissime versioni, fino ad arrivare alla Windows 10. Io installata nel mio computer ho la 10 Pro, ma comunque il principio è lo stesso. Windows, ormai se comprate un computer, bene o male, come vi dicevo, cambiano le versioni, ma bene o male le cose sono sempre sistemate nei stessi punti. Quello che vedete aperto è il mitologico Esplora Risorse. Inizialmente si chiamava così, adesso è semplicemente anche questa una finestra. Come vedete, le finestre, proprio perché vi dicevo, Windows in inglese è finestre, quindi lavora su finestre. Io se apro un'altra finestra, vedete, Windows è uguale a quella di prima, però per farvi capire, Windows me ne apre sempre, sempre. Io potenzialmente posso lavorare su infinite finestre. Ovviamente il limite in quel caso sono io che dopo alla fine non trovo più niente, però potenzialmente noi possiamo lavorare su infinite finestre e su queste finestre possiamo fare un milione di cose. Vi ricordo che se voi andate su un qualsiasi voce, bottone o oggetto e ci state per qualche secondo, vedete che esce fuori. Quelli si chiamano tip, sono delle spiegazioni di quello che, in tre parole, di quello che fa l'oggetto che voi state selezionando, vedete? Tra parentesi trovate allora, proprietà è il nome, come vedete. Tra parentesi trovate la scorciatoia da tastiera, quindi lui ti dice che ci puoi cliccare sopra, ma se tra parentesi da tastiera fai alt invio, ti si apre comunque proprietà. E ti dice sotto, subito sotto la descrizione. Questo lo fa praticamente per tutti gli oggetti, ovviamente in maniera diversa. Oggetti che possono essere cartelle, come vedete, vi scrive in questo caso quando è stata creata. In alcuni casi vi scrive anche se contiene qualcosa, anche cioè solamente andandoci sopra, io non sto cliccando. E quindi già da lì potete vedere, adesso dopo ve le faccio vedere, potete vedere il contenuto, magari anche non aprendole. La finestra dà modo di guardare dentro al nostro computer, quindi noi qui a sinistra. Ciò che è selezionato a sinistra, il contenuto noi lo vediamo a destra, ok? Possiamo vedere il desktop, ma il mio desktop è vuoto, quindi non c'è nulla. Possiamo vedere, ad esempio, i dischi.
Quindi gli hard disk, nel mio caso, non, vabbè, io ce n'ho più di uno, ma comunque voi avrete sempre C, dove vedete tutte le vostre cartelle e i vostri dati. Allora, come vi dicevo, se voi andate su una cartella e aspettate qualche minuto, vi appare quello che vi dicevo, il TIP. Quindi vi dice, qua, soprattutto quando è stata creata, le cartelle che ci sono al suo interno, vi dà tutta una serie di dati, però questo insomma non so quanto possa esservi utile, però visto che le cose stanno, Windows è simpatico perché io come dico sempre, per andare da A a B ci sono infinite strade, per avere un'informazione ci sono infiniti modi. E quindi io cerco di dirvi quelli bene o male un po' più classici, però vabbè, poi anche voi cercate sempre di esplorare il computer, quindi magari non abbiate paura di cliccare, di usate spesso il tasto destro. Il tasto destro è fonte di tantissimi menu, tantissime voci. Come vedete, noi io selezionando una cartella e cliccando il tasto destro ho modo di vedere tutta una serie di comandi a cui posso accedere e ulteriori comandi, come vedete, dove c'è, come vi dicevo l'altra volta, dove c'è il freccione, ci sono ulteriori menu. Allora, vi volevo far vedere o farvi capire oggi e iniziare a parlare un pochino di una cosa che penso tutti amano e odiano, il taglia copia e incolla. Io non so quanti di voi hanno dimestichezza, Renata, ridi, te ridi. Quanti di voi hanno dimestichezza con questa cosa? E oggi la vedremo un pochino più, cercherò di farvela capire un pochino in maniera un po' più approfondita. Prima però voglio rispondere, visto che la lezione è registrata, quindi mi sembra di stare alla radio, voglio rispondere a un messaggio di Liliana che mi ha chiesto che cos'è un browser, che mi ha scritto che oggi non poteva esserci, però mi ha detto poi me la rivedo registrata. Allora, il browser non è altro che un altro nome che si può dare a un programma per navigare internet. Noi tutti abbiamo Google Chrome. Google Chrome è praticamente il browser per eccellenza. Quindi si chiama browser, si chiama programma di navigazione, oppure si chiama Chrome, Firefox, Opera, ce ne stanno diverse tipologie, però principalmente il browser è quel programma che ti consente di navigare internet. Quindi questo per rispondere poi a Liliana. Allora, il taglia copia e incolla. Il taglia copia e incolla, come vi dicevo nella primissima lezione, nasce, non so se nasce sia il termine corretto, però viene concepito negli anni 70, quando appunto l'informatica muoveva i primi passi. Allora, può sembrare banale, può sembrare, ma sì, ma io, ma quando mai userò il taglia copia e incolla? Invece, se comincerete a utilizzare il computer con un pochino più di, come si dice, un po' più spesso, vi ritroverete ad usarlo, un'infinità di volte. Allora, il taglia e il copia sono i due comandi che vengono finalizzati con l'incolla. Significa spostare file o copiare file. Voi dovete sempre concepire l'archivio, l'hard disk del vostro computer come un archivio cartaceo classico. Quindi abbiamo le cartelle, che sono queste gialle, abbiamo i nostri file. E quindi le cartelle, pensatele un po' come i nostri faldoni, che io ho ancora in ufficio, quindi abbiamo tutti i faldoni divisi, su ogni faldone c'è scritto quello che cos'è. All'interno di quei faldoni ci possono stare degli ulteriori raccoglitori e dei file. I file sono il prodotto del vostro lavoro o del lavoro di un qualsiasi altro programma fatto da altri, eccetera. Le cartelle contengono files,
che in inglese è il plurale. Una cartella può contenere anche lì infinite cartelle, infiniti file. In quel caso l'unico limite è la grandezza dell'hard disk del vostro computer. Allora, come creare cartelle e come spostare i file? Allora, per creare una cartella, vi ricordo sempre che un'azione deve sempre essere preceduta da una selezione. Quindi ogni volta che voi fate una qualsiasi cosa, dovete dire al computer dove farla o a che cosa farla. Quindi in questo caso, se io voglio creare una nuova cartella, ho, come vi dicevo prima, diversi metodi. Allora, il primo è selezionare il punto dove noi vogliamo fare la nostra cartella, quindi potrebbe essere, ad esempio, non lo so, io qui ho Unitre e Velletri, quindi io vado dentro Unitre e Velletri con un doppio clic. Vi spiego dopo anche la differenza tra doppio clic e un clic. E qui praticamente io ho l'opzione qui in alto che mi dice proprio crea una nuova cartella, e quindi cliccandoci sopra vedete che mi crea in automatico una nuova cartella. Allora, appena noi la creiamo, la prima cosa che lui ci dice, Windows ci dice, è molto probabilmente vorrai rinominarla questa cartella, non la chiamerai nuova cartella. Quindi lui me lo dà già modificabile. Quindi io non faccio altro che scrivere, quindi io clicco nuova cartella, vado sulla tastiera e scrivo, non so, prova lezione, metto un esempio e do invio. In questo modo io ho creato la cartella. Posso rinominarla, questa cartella posso tagliarla, posso copiarla. Vi ricordo che il taglia, copia e incolla si può applicare al 99% degli oggetti che noi abbiamo sul computer, quindi cartelle, testo, immagini, file, tutto, noi possiamo copiare e incollare praticamente tutto. Quindi ecco perché vi dico è un procedimento che vi ritroverete a fare molto spesso se utilizzate il computer. Almeno io personalmente lo userò infinite volte, veramente devo provare a contarle un giorno. E quindi in questo modo voi avete fatto la vostra cartella. Abbiamo fatto la nostra cartella. Allora, io in questa cartella ci voglio spostare delle cose. Ad esempio, io qui ho una serie di file. Allora, i file come li riconosciamo? Allora, la prima cosa che vi salta all'occhio è l'icona di riconoscimento. L'icona di riconoscimento già ci dice, senza bisogno di andare a leggere che cos'è, già ci dice. O meglio, chi bene o male mastica un pochino già a grandi linee riconosce che cos'è quel file. Quindi io già vedo che questa guida Zoom è un file PDF. I PDF sono dei file che di norma vengono utilizzati perché la maggior parte, ma siamo penso vicino al 99,99% dei dispositivi informatici riescono a leggere un PDF. Quindi, se io devo mandare un documento a qualsiasi, non so, a un ente, boh, al mio commercialista, io non so dall'altra parte che tipologia di computer si ha. Potrebbe essere un computer aggiornato, potrebbe essere un computer vecchio, potrebbe essere un cellulare, un tablet, eccetera. Se glielo mando in Word, io ho il pericolo, tra virgolette, in Microsoft Word, che è il programma di videoscrittura di Microsoft. Io ho il pericolo di che l'utente a cui lo sto mandando non lo legge. Col PDF no. Il PDF, poi magari in una lezione vedremo anche come salvare da Word, come crearlo un PDF. Con il file PDF sono sicura al 100% che l'utente a cui io sto mandando il file lo può leggere. E, cosa anche abbastanza utile, non lo può modificare.
Instagram, cioè, teoricamente si potrebbe, però vabbè, diciamo che in pratica non si può modificare. E quindi io già da qui riconosco che questo è un file, come vi dicevo, un PDF. Poi voi nella visualizzazione, come vi dicevo l'altra volta, riconoscete quando lo avete creato, vi dice appunto il tipo di file e la dimensione. Vi ricordo sempre che la dimensione qui lui la spiega sempre in kilobyte. Ma come vedete, questi sono 313 kilobyte, ma già qui sotto io non leggerò 5280 kilobyte, sono 5 mega e 2, perché sopra il kilobyte c'è il megabyte. Questa vabbè, forse è una cosa un po' complicata, però più questo numero è grande e più quel file occupa spazio sul nostro hard disk. Quindi anche quello è un dato, insomma, abbastanza importante. Poi qui che abbiamo? Abbiamo questa iconcina che io spero che la vedete perché è molto piccolina, però comunque è un quadratino con una W bianca su sfondo blu, che è l'icona di Microsoft Word e quindi è un documento di testo. È un documento di testo che però io posso andare a modificare. Quindi quando mi arrivano i file Word o scarico da internet un modulo, una modulistica che è in Word, è più facilmente modificabile rispetto a un PDF che invece nella stragrande maggioranza dei casi io mi devo stampare, compilare e poi rispedire via mail o scansionandolo o comunque riportandolo sul computer con una scansione o una foto. Allora, come vi dicevo, il taglia, copia e incolla si può applicare a tutte le tipologie di file in questo caso. Allora, ad esempio, io voglio spostare questo file Word, volantino nuovo, lo voglio spostare nella cartella che abbiamo fatto prima. Allora, se io voglio mantenere una copia qui, devo dargli il comando copia. Se io voglio spostarlo del tutto in modo che qua non esista più, devo fare il taglia. Voi immaginate un pochino un omino che ha sto foglio in mano e vi dice: devo fare una fotocopia o lo devo spostare dal tavolo al faldone e basta? Allora, se gli dite di fare una fotocopia, voi ce l'avete qua e ce l'avete sullo scaffale. Se gli dite di fare taglia, di spostarlo, scusate, fisicamente, gli dite di fare taglia. Quindi io non faccio altro che fare tasto destro, ricordatevi sempre selezione, vedete che diventa blu, quindi io lo seleziono, tasto destro, e io qua ho taglia e copia. Il copia io lo do. E vedete che voi non succede niente, voi dite: beh, che è successo? Niente, perché questo documento è come se rimanesse volante da qualche parte, perché il computer sta aspettando che voi gli diate il comando di chiusura, che è l'incolla, e che finalizziate la procedura. Quindi io vado con due clic nella cartella, anche qui rifaccio il mio bellissimo tasto destro e vado su incolla. Quindi io adesso ho qua il file che ho copiato. Nella cartella precedente ce l'ho ancora. E questo è il copia. Ok? Allora vi ricordo che voi qua sopra avete il percorso praticamente di dove siete. Quindi lui ci dice che io sono sul mio PC. Perché allora lui dice questo PC perché molto spesso, infatti anche a me, io al lavoro, noi abbiamo tutte le nostre postazioni che sono in rete. Significa che abbiamo una rete interna dove io posso andare magari sul computer della mia collega, perché la mia collega mi dice: guarda, mi serve questo documento, ok, dove ce l'hai? Ce l'ho sul mio computer dentro a questa cartella. Quindi io posso andare a prendermelo direttamente dal suo computer senza spostarmi dalla mia postazione
E quindi magari qua invece di questo PC c'è sarà scritto il nome del computer della mia collega e sul mio idem ci sarà scritto Marianna. Quindi lui mi dice questo PC, poi mi dice che sono sul hard disk dati e nella cartella informatica Uni3. Questo per ricordarvi anche che voi sapete sempre dove state in questo modo, sia dalla cartella accanto, ma soprattutto dal percorso che leggete qua sopra. Quindi il copia, come vi dicevo, il copia, come avete visto, io ho adesso un volantino nuovo qui e un volantino nuovo anche nella cartella che abbiamo fatto prima. Io poi voglio invece tagliare. Quindi voglio proprio spostare, io qua questo Uni3 nuovi corsi, io qua non ce lo voglio più, quindi lo voglio proprio spostare. In questo caso faccio sempre il mio tasto destro, taglia. Allora, se ci fate caso, non so se si vede, magari chi ha il computer si vede, chi ha il telefono forse un po' meno, ma comunque vedete che l'icona sbiadisce, diventa un pochino trasparente. Con il copia non lo fa. Lo fa solamente con il taglia perché ti dice: guarda che questo oggetto tu lo stai tagliando, quindi diciamo che è una sorta di campanellino, però ti sottolinea il fatto che tu lo stai spostando. Vado nella mia cartella con un doppio clic, rifaccio il mio tasto destro e finalizzo con incolla. Quindi io Uni3 nuovi corsi ce l'avrò qui. Tornando indietro nella mia cartella di prima, qua non ce l'ho più. Quindi questa è la differenza fra il taglia, copia e poi l'incolla, che poi principalmente la differenza è fra il taglia e il copia. L'incolla è la finalizzazione del comando, del percorso che noi andiamo a fare. E quindi questo è un ora vi faccio vedere anche, vi apro la guida Zoom e vi faccio vedere come si applica il testo. Questo è come applicarlo ai file e potete farlo, ripeto, con qualsiasi cosa, con le immagini, lo potete fare con le cartelle. Quindi io questa cartella potenzialmente posso tagliarla, incopiarla, copiarla, ci posso fare quello che voglio. Allora, sul testo noi cominciamo timidamente a vedere i programmi abbinati alla suite di Microsoft Office. Allora, Microsoft Office è, diciamo, si chiama suite, ma sti inglesismi, è un gruppo di programmi che ci aiutano a gestire il lavoro barra la vita di tutti i giorni. Quindi noi abbiamo un programma di videoscrittura, che è questo che vedete, che è il Microsoft Word. Abbiamo un programma di fogli di calcolo, che è l'Excel. Poi abbiamo il PowerPoint, che è per le presentazioni e che utilizzano praticamente la maggior parte delle persone, dei docenti, per fare tutte le presentazioni. E poi c'è l'Access, che è per il database. Insomma, ci sono una serie di programmi. I più importanti sono Word, Excel e PowerPoint, che sono, diciamo, i tre principali programmi utilizzati. Tutti gli altri sono anche per certi aspetti anche abbastanza complessi, come l'Access, ad esempio, che insomma, è un programma abbastanza complesso da utilizzare. Allora, questo che vedete è Microsoft Word. Allora, in questo caso, questa è la guida che io feci per utilizzare Zoom. Allora, qui abbiamo tutta una serie di testi, immagini, si dice formattate. Formattare significa dare forma a un testo. È una distorsione, come si dice, di un italiano bruttissima, però ahimè si dice così, quindi penso sia più che penso venga da format, non lo so, però principalmente è dare una forma. Dare una forma significa mettere un grassetto, mettere un maiuscolo, mettere un testo giustificato, al centro, eccetera.
Comunque, al di là di questo che poi vedremo, faremo poi delle lezioni proprio dedicate solo ed esclusivamente a questi programmi. Allora, come vedete, qui c'è un cursore che brilla e il mio mouse non è più una freccia, come diventa quando io mi sposto qua, ma anche il cursore diventa scusate, la mia freccina diventa un cursore. Allora, in questo caso, qui dove brilla e dove io sono allocata, sistemata, ferma, io con le frecce destra, sinistra, alto e basso, io posso muovermi sul mio testo. Vedete, io posso andare dove voglio con il mio testo. E anche qua, poi lo vedremo anche in maniera più precisa. Adesso vi sto facendo un volo d'angelo per il copia e incolla. Anche qua io posso selezionare il mio testo, ma io lo sto facendo da qui, ma potenzialmente potrebbe essere anche una ricetta presa da internet che magari voi avete. Tutto il papiro di ricetta con tutte le immagini, eccetera, e ve la volete stampare, ma ovviamente è inutile a volte stamparsi anche le immagini. Comunque, al di là di questo, vi basta selezionare un testo e quindi voi vi mettete all'inizio del testo, ve lo ingrandisco un po', io spero che si veda abbastanza. Vi mettete all'inizio del vostro testo. Con il cursorino, il mouse diventa cursore, tenendo premuto andate fino a dove volete selezionare. E anche qui, se voi cliccate il tasto destro del vostro mouse, come vedrete, vi appaiono anche i mitologici taglia e copia. Quindi anche qui potete, come alla stessa stregua del vostro testo, dei vostri file, delle vostre cartelle, potete sia copiare un testo, sia tagliarlo. Nel momento in cui lo taglio, mi sparisce. Mi sparisce perché ovviamente il principio non è come il file sbiadisce, il testo sparisce. Non so per quale motivo, potevano far sbiadire pure il testo, però vabbè, evidentemente così è più comodo. Io poi, nel momento in cui mi metto in un punto dove io voglio far ricomparire il testo, in qualsiasi punto della mia lettera, non faccio altro che rifare tasto destro e faccio incolla, dove sei? Incolla. E quindi io mi ritrovo. Il testo che ho selezionato prima me lo ritrovo di qua. Questo, come vi dicevo, per farvi capire solamente la differenza tra taglia e copia. Come vedete, qui in alto a sinistra, voi avete anche i tasti del taglia, copia e incolla. Quindi io potenzialmente, una volta che ho selezionato il mio testo, non posso, cioè, oltre al tasto destro e quindi ai comandi da menu da tasto destro ho anche i comandi da bottone, quindi posso fare copia, posso fare taglia e anche qui se ci andate sopra, come vedete, la tip vi dice che il taglia da tastiera e Ctrl X rimuove la selezione e la inserisce negli appunti per incollarla in una posizione. Che vuol dire la inserisce negli appunti? Lui per appunti è come voi dovete concepire una sorta di block notice dove lui ci parcheggia tutte le cose che noi andiamo a copiare o tagliare in attesa. Ovviamente, se noi diciamo, queste voci hanno sempre una priorità. L'ultima che avete tagliato o copiato sovrascrive sempre la precedente. Quindi se io faccio taglia guida e poi faccio, quindi vi faccio vedere taglia e poi faccio della, lo seleziono e rifaccio taglia, io guida l'ho perso perché negli appunti mi è rimasto solamente l'ultima parola a cui ho dato il comando. Quindi questo magari può succedere, a volte ci si confonde. Quindi sia con il copia che con il taglia è sempre l'ultimo comando
l'ultima selezione, più preciso, che io ho dato rimane là. Quindi state attenti perché se fate il taglia su un testo, perché la cartella, gli oggetti, i file non succede, ma su un testo se date il taglia e successivamente date un altro taglia, un'altra copia, il testo lo perdete, il testo precedente lo perdete. E quindi mo, chiudiamo Word, non salviamo e ritorniamo qua. Come va? Avete dubbi sul taglia, copia e incolla? Non vi sento, Marina, Alba, Fagli aprire i microfoni. sì, se volete fa qualche domanda dovete aprire i microfoni, se volete chiedermi qualcosa, perché altrimenti non vi sento mentre chiacchiero. Allora, Posso chiedere una cosa? dimmi, Carla. Allora, quando io questa, diciamo, tutto quello che hai detto più o meno lo pratico abbastanza bene. Volevo chiederti una cosa, quando a volte, quando chiudo per dire una pagina di Word o di Publisher o quant'altro, mi dice, mi appare una scritta che dice il contenuto è contenuto negli appunti, te li vuoi mantenere o li vuoi buttare più o meno? Sì, a volte può capitare, magari se hai lasciato in sospeso qualche taglia e copia all'interno di... anche Word te lo fa, Ma in questo però caso, dipende. se io gli dicessi di salvare il contenuto negli appunti, di fatto dove sta? Di fatto è sospeso, è in attesa di essere finalizzato con l'incolla. Quindi non è che lo trovo da qualche parte. No, Ah, lui gli ok. appunti li concettualizza come una Una io sono sospensione. una È una sospensione. sospensione. Sì, come quando fai taglia, cioè lui sta lì e aspetta che tu gli dici, ma quella cosa lì lo fa soprattutto se copi tanto testo. Tante immagini, magari hai fatto più di una volta copia e incolla, taglia, copia, a volte magari quando chiudi te lo dice anche per ricordarti che c'è qualcosa in sospeso. Poi se il Ok. lavoro l'hai finito, hai fatto tutto, eccetera, gli dai di no e chi se ne frega, quello non Perfetto. ci mancherebbe, non è quello. Ok, grazie. Prego, prego. Allora, questo, anche questo, diciamo, introduzione ve l'ho voluta fare perché tempo fa, è venuta da me Carmen che lei sta seguendo dei, corsi attraverso le Unitre d'Italia. Se non è, non mi ricordo se era enigmistica, scacchi, non mi ricordo quale email era. Praticamente, questi gli hanno mandato, questo docente gli ha mandato un link non attivo di Zoom. Che significa? Allora, quando io ho, ve lo faccio, non so se qui, se ce l'ho qui. Allora, eccolo qua. Se voi vedete questo qua in blu sottolineato, significa che sono link attivi. Quando voi li vedete, ci andate sopra con la manina e vi apre il browser. E Carmen mi fa: a me è arrivata st'email con questo link non attivo. Io ci clicco, che significa? Adesso vi faccio vedere. Se io da qua faccio rimuovi collegamento, eccolo qua. Gli è arrivato sto link che non era blu sottolineato, che significa che è attivo, ma era così. Ora non so, è il browser internet, è l'account email, non lo so perché. Google quando manda email lo fa in automatico, appena legge un HTTP, che è simbolo di link, lui in automatico lo trasforma in collegamento. Quindi quando qualcuno vi manda un'email con collegamento, ci cliccate e si apre. Non so per quale motivo gli era arrivato inattivo. In questo caso, quando vi arriva un'email, un messaggio, qualsiasi cosa con un link inattivo, voi dovete copiarlo e incollarlo nel browser per andarvi a vedere la lezione o qualsiasi altra cosa. Quindi che fate? Vi aprite l'email,
vi selezionate il link. È un passaggio un po' una rottura di scatole. Allora, con il tasto destro di norma dovrebbe apparire apri questo link, perché comunque sempre in Google lui riconosce i collegamenti, quindi qua non lo vedete perché sto su, lui mi dice cerca perché sto su Word, ma comunque quando leggete le email e state all'interno di un browser, lui dovrebbe darvi la voce nel menu tasto destro, apri questo link, oppure fate semplicemente copia, andate nella barra in alto del vostro browser e fate incolla. E dando invio entrate nella vostra stanza, nella vostra lezione, eccetera. Quindi, come vedete, il taglia copia e incolla praticamente si usa tantissimo. In pratica gli è arrivato un link del genere, ma non era blu sottolineato. Quindi, Carla, ho visto il tuo gatto, gatti di passaggio. E quindi da qui gli è arrivato un link del genere, ma senza collegamento diretto. Quindi ecco, questa è anche un'ottima occasione per utilizzare il copia e incolla. Oppure un'altra occasione potrebbe essere la ricerca di immagini su internet, come ho fatto con Alba tempo fa. Anche lì si può copiare un'immagine. Sempre selezionandola e cliccando il tasto destro, si può copiare un'immagine, andare ad esempio su Word e fare incolla e ve la incolla direttamente. Quindi selezione, taglia o copia, luogo in cui andrà sistemato e poi incolla. Quindi questo ci tengo che insomma sia chiaro un po' a tutti. Quindi io, se avete delle domande, sono aperta a tutto. Non avete come si chiama? Sì, l'altoparlante no. Non avete i microfoni aperti. Grazie. Microfoni si chiamano. Grazie, grazie. E quindi ecco, per oggi, insomma. Spero di essere stata abbastanza lineare. Io ricordo qualsiasi cosa, spunto, domande, voi mandatemi anche durante la settimana messaggi. Insomma, io poi li sviluppo anche durante le lezioni. Quindi ecco, il taglia copia e incolla deve essere un pochino, spero Posso capito. fare una domanda che non riguarda questo comunque, perché ritengo che il taglia copia e incolla io perlomeno lo devo fare, rifare. Adesso mi sono scritta gli appunti, Marianna, quindi più di Brava, questo. bravissima. No, ho provato, siccome mi è capitato di incrociare delle vostre lezioni che non seguivo prima, molto interessanti, ma non c'ero. Poi ho provato su YouTube a cercarle e non sono riuscita. Come devo fare per vedere le lezioni No, dice Lamberto, no. No, Come no, no, no. devo fare? Allora, stavo pensando di fare una pagina sul nostro sito, Unitre di Velletri, e inserirle tutte lì, perché non sono categorizzate, quindi non le trovi facendo una ricerca. Ecco. Però le posso mettere ovviamente tutte sul. Se Ma non altro, qualcuna scusate, ci se sta ancora, però voglio fare proprio intervengo. le pagine. Scusa Bianca? Marianna se intervengo, ma Alba, comunque noi quotidianamente le mettiamo Ah sì, sul esatto, anche quello. gruppo WhatsApp comunicazione, mettiamo tutti i link giorno per E giorno questo va. di tutte le lezioni, perciò Sì, questo sì. No. l'importante è cliccare lì, tanto non ci sono altre notizie. Altre cose su quel gruppo, ci sono solo i link, perciò è più Ma facile quindi anche da anche per trovarle. vederla, scusa, anche per vederla registrata bisogna Certo, ricliccare sul. Ah, certo, ok. certo. No, io pensavo che bisognava andare su YouTube, capito?
No, diciamo che è una strada alternativa, cioè YouTube non essendo categorizzate, se tu le cerchi non te le dà. Però se clicchi sui link che ti manda Bianca, che ci manda Bianca, lì le puoi vedere Ecco, una tranquillamente. Se spiegazione non le trovi, è solo sta abbastanza. cosa, vabbè, se non le trovi fai Esatto. la ricerca in WhatsApp. Quindi ora non so di preciso dove, però voi dovreste avere un box in alto con scritto cerca o una lettera in grande. Basta che cerchi una parola e ti trova tutto. Esatto, cerchi che ne so, informatica piuttosto che letteratura oppure erboristeria e ti vengono fuori tutti i messaggi che contengono quella parola e quindi magari c'è un po' più di facilità nel trovare le lezioni. Ok, va bene, ci Dunque, Alba, provo. noi non abbiamo messo, Alba, non abbiamo messo, quando mettiamo una lezione su YouTube, la mettiamo sempre in termini tecnici, si può mettere o in privato, non in elenco, solo a quelli che hanno il link, oppure pubblico. Se io mettessi pubbliche le mie lezioni, facendo una ricerca su tutto il mondo, delle lezioni, cerchi, non so, la professoressa o il professore Tot, probabilmente tu trovi quella, ma noi non le mettiamo pubbliche, Capito. perché le dedichiamo esclusivamente, Per noi. e come dice Bianca, Capito. siccome noi tutte le registrazioni le diamo, praticamente ogni associato nel suo smartphone ha tutte le lezioni registrate tutti i giorni e si può vedere quando vuole, anche quando sta male, si vuole rivedere Lopez, si vuole rivedere. E quindi tu, voi avete un archivio di tutte le lezioni nel vostro smartphone. Bastate che cercate, non so, Rovere, quando cerchi Marianna Rovere, scrivi Marianna Rovere, e loro ti danno tutto Marianna Rovere, ti danno tutte le lezioni di Marianna Rovere. E tu cliccandole, siccome le abbiamo registrate, le puoi vedere tranquillamente. Ti escono Va tutti i bene. messaggi che contengono quella parola, quindi di tutte le chat che tu hai. Quindi se tu scrivi Marianna, ti uscirò probabilmente anch'io, ma tu ovviamente ti vai a cercare, scorri e cerchi solo Info Unitre, ora non mi ricordo com'è il nome, Solo e info. Unitre Comunicazioni e là ci sta praticamente, a parte Bianca lo mette dappertutto, e lì vedi e leggi se ci clicchi sopra ti apre il messaggio in quella chat e quindi tu c'hai il link. Ok, va bene, Posso grazie. chiedere una cosa che non riguarda specificamente? Marianna, che puoi lavare la condivisione dello schermo così ci vediamo un po' Hola. più. Eccoci. Eccoli qua. Ecco, no, volevo chiedere, mi è arrivata da una mail, da Gmail Team, dove dice scegli il modo, le tue Scegli. informazioni possono essere utilizzate e condivise in Gmail, Google Chat e Google Meet prima del 25 gennaio. Che vuol dire? Allora, questi messaggi arrivano, sì, mi è arrivato pure a me. Immagino. Perché cambiano tutti i termini della privacy, dell'utilizzo dei tuoi dati, cambiano sistematicamente. Siccome l'Unione Europea ha decretato, ha fatto anche delle multe abbastanza salate, che l'utente finale deve sempre sapere se ci sono, poi che noi le andiamo a leggere è un altro conto, però deve sempre. Quindi evidentemente è cambiato qualcosa e quindi Google ce lo fa sapere in questo modo. L'unica cosa che possiamo fare è accettare. Per noi non cambia niente, nel senso che No. è arrivata anche un'altra. Modifiche importanti alle norme relative allo spazio di archiviazione dell'account Google. Esatto, è quello che ti dicevo prima. Cambiano, capace che non so, che è entrato un altro partner. O che non lo so, io ti sì, sono sincera, non me le vado a leggere tutte queste cose, tanto voglio dire, c'ha poco senso. Speriamo su di te, spieghi tutto tu, io non leggo. Esatto, quindi io di base, insomma, l'unica cosa che sto attenta a fare quando creo nuovi account è il dare i miei, per esempio, ieri ho creato un account, mi sono registrata sul sito di MediaWorld e lì ti danno per legge proprio l'opzione dove tu puoi scegliere se farti chiamare per il marketing o meno. Quindi in quel caso dai tutti non accetto e lì puoi scegliere, eccetera. Ma privacy di questo modo, No. siamo quasi costretti.
è un po' per finta, dai, una cosa un po'. Sì, perché per legge te lo devono dire che sta cambiando e quindi. Io un suggerimento, Marina, un suggerimento sulla privacy. Normalmente quando fai qualche cosa, ti arriva il modello della privacy, bada che ci sono 4 o 5 cose che puoi accettare o non accettare. L'obbligo di accettarle relativa esclusivamente alla gestione della privacy, ma non per comunicazioni commerciali, comunicazioni di marketing, sollecitazione. Sì. Loro ci mettono tutto quanto in fila, ma non scrivono subito la prima, che è quella importante, te la scrivono in mezzo alle altre. Tu devi cliccare soltanto quella che dice do il consenso al trattamento dei miei dati secondo la legge della privacy, non per fare campagne di marketing, non per darla a qualcun altro. Oggi sì, sì. Il web vive di voi, siete voi sì. che lo fate vivere, perché è gratis, ma loro i soldi dove li prendono? Li prendono dal fatto che ogni volta che voi entrate nel web e vi arriva un messaggio pubblicitario e siccome lo leggete, se eventualmente lo cliccate, viva Dio, quel click va messo all'interno di miliardi e miliardi di click, per dire Marina ha un profilo di una persona che comprerebbe probabilmente il ferro da stiro della Philips, e dopo 2 giorni ti arriva la pubblicità del ferro da stiro della Philips, perché così si fa. E allora è come quelli che fanno YouTube, i youtuber, dove prendono i soldi? Prendono i soldi dai click, e quindi fanno soldi. Quando dicono quella ragazza ha fatto 4 milioni, e come l'ha fatto? Mica perché gli hanno versato dei soldi, perché prendono costantemente soldi da chi utilizza le informazioni di ognuno. La cosa straordinaria è che noi abbiamo fatto una campagna mostruosa per quanto riguarda l'app, diciamo, per tracciare il discorso del Covid, dimenticando che noi in questo momento siamo tracciati. Noi siamo tracciati, qualsiasi cosa facciamo. Quindi, voglio dire, il problema è l'uso che se ne fa. Ha ragione Marianna quando dice che ogni tanto i padroni del web dovrebbero darsi una regolata, no? Perché sì. ad esempio io odio le informazioni negative che non sono controllate, le odio, cioè tutto ciò che è l'odio sul web deve essere cancellato. Quando questo arriva a livelli eccelsi, allora lo levano, ma non è vero che non consentono ognuno in maniera anonima di dire quello che pensa. No, se tu, io penso sempre questo, tu vuoi entrare nome e cognome e ti devi registrare, perché non puoi entrare a discutere io non so quello che sei. Sai quale sarebbe l'ideale, far entrare, tu vuoi iscriverti a Facebook, devi fare il login con lo SPID, perché io devo sapere chi sei. Assolutamente. Questi li chiamano gli odiatori. Esatto. È perché però... io Facebook purtroppo lo tengo, sono sincera, solamente per la newsletter che mi manda sì. Santa Polonia e basta. Perché io Facebook l'ho tolto dal telefono, non lo vedo più perché è diventato un covo di codardi, di odiatori si chiamano, gente che così al primo che capita sputa fango addosso senza motivo. Quei pseudonimi poi. È una cosa oscena, quindi io Facebook ormai per me non esiste più perché è veramente deprimente. E quindi... Ma si può usare per cose belle Facebook, perché poi le cose quando sono distorte... Esatto. Perché ci sono cose belle in quella gente. Dietro lo schermo. Facebook, per esempio, consente di fare trasmissioni in diretta molto tranquillamente, senza problemi. A Messenger che ha una stanza, delle stanze con 50 persone come siamo noi adesso. Quindi il problema, diciamo, delle cose è regolamentarne l'uso. Il coltello serve a fare tante cose, pure ammazzare. Ma il 99% dei casi non serve a ammazzare, serve a tagliare, serve a fare cose. Allora, il coltello è un oggetto utile. Chi manovra l'oggetto utile per renderlo una cosa negativa, quello va punito. E allora quello non deve avere più coltello in mano. Allora vanno selezionati questi. Quando vedo un messaggio di questo tipo, ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che leggono quello che è scritto e dicono se è pericoloso. Credimi, vanno un po' storti. Perché quando uno dice delle cose tronfi a qualcuno, lì vi ha subito il sistema di intelligenza artificiale, deve oscurare la persona e non ha più diritto di entrare. Tutto qui. Allora, se volete possiamo approfondirlo in una lezione. Un social network molto bello
e che è figlio di Microsoft è LinkedIn. Io non so chi di voi lo conosce. Ma LinkedIn ha tutte altre finalità sostanzialmente. LinkedIn è bello perché è una comunità fatta solo di persone che parlano di mondo del lavoro. Ma sono professionisti. Lavoro, tanti sono professionisti. Perfetto. Se c'è qualche cretino che fa lo stupidotto, no, viene subito silenziato. C'è tanta cortesia, professionalità. Ad esempio, ci sono anche lì, diciamo, è come il funzionamento è come Facebook, ma è molto più fatto di persone col cervello. Non è un social network dove tu dici vado là e trovo un lavoro. No, si parla di lavoro, ci si scambiano idee, opinioni, ma lavoro inteso, cioè voi vedetelo come tutto, come relazioni tra persone, funzionamento delle amministrazioni, delle aziende, che poi alla fine è la maggior parte della nostra vita. Chi lo fa a livello, ecco, teatro piuttosto che la scuola, oppure non so, la cultura a nome pure dell'Unitre, secondo me non sarebbe male anche con l'Unitre. Però rispetto a Facebook è molto più professionale, quindi ci sono persone, ci sono contatti, e i contatti secondo me fatti là su LinkedIn al 95% sono tutti contatti che ti arricchiscono. Noi facciamo una lezione poi sulle fake news su Facebook con Antonio Liberati, e quindi qualcosa diremo anche con delle persone esperte anche nell'ambiente della questura, della polizia e così via, perché poi alla fine dovremmo avere la possibilità di poter gestire questa informazione. Io Facebook non lo so usare molto bene, ma credo che abbia enormi potenzialità positive. Ho paura del 10% negativo, perché inquina, sì, perché inquina, però devono raffinare i metodi di selezione delle informazioni negative e oscurare le persone, come stanno facendo ad esempio con molti gruppi aggressivi e così via, li oscurano. Sono le masse. La massa media purtroppo non è una massa media, che è quella poi che Facebook utilizza per vendere pubblicità. Sono quelli dei buongiornissimo, quelle che spargono le notizie false e nemmeno vanno a vedere le fonti. Sono purtroppo lo zoccolo enorme di Facebook è fatto da queste persone. E tu a una persona che ti dice, che ne so, i vaccini sono inutili, o piuttosto altre che scemenze del genere. Ci sono alcuni che lo fanno con dolo, altri lo fanno per colpa perché sono ignoranti. C'è una massa di persone ignoranti che gira il primo messaggio. Perché vogliono rimanere ignoranti, girano il primo cretino che gli manda l'audio dell'infermiera. No, ma chi te l'ha mandato? Ah, mi cugina, ma sei sicuro che effettivamente... ma ha mandato... A me nel nostro gruppo mi mandano delle notizie che sono... fatte da cosiddetti premi Nobel anche, che dicono delle stronzate, e me le scrivono dicendo: tu che ne pensi? Sarà vero o falso? Adesso sono arrivato al punto in cui mi chiedono se è vero o falso, che si vede approfondire. Quando arrivano queste cose, la prima cosa da fare è, se non sei d'accordo, dire fonti ufficiali, perché se non c'è fonti ufficiali. Questo delle bufale me lo scrivo, perché potrebbe essere un argomento per una conferenza. Infatti, ma c'è un sito bufale.alchilo delle bufale che ti dice subito se una cosa è una bufala o meno. Vabbè, ma detto questo, l'importante sono le fonti, e il dramma che troviamo è che ci sono persone molto intelligenti che invece sotto certi aspetti non hanno competenze su certi argomenti, che sfruttano il loro ruolo. C'è stato un premio Nobel che ha detto delle cretinate per quanto riguarda il Covid, che tutti quanti l'hanno bevute. Quello che bisogna bere è dire: è stato pubblicato sul Nature, è stato pubblicato sulle riviste scientifiche. Se non è così, questa roba sotto il profilo scientifico è probabile, ma non esiste. Cioè basterebbe una piccola ricerca. Basta, questa la cosa che a me fa. Ma la ricerca, Maria, ma la ricerca che fa una persona incompetente... Siccome esiste un principio che è verificato molte volte, una persona alla fine crede nelle cose a cui vuole credere. Se trova una notizia che fa scopa con crede alle cose che rafforzano le proprie verità, rafforza il suo pensiero.
quindi rafforza il suo pensiero negativo. Quindi se io non credo ai vaccini, tutte le notizie di non vaccini me le prendo, e la terra piatta e roba di genere. La terra piatta, quello è top. Sono tutti convinti di questo e lo dimostrano anche. Vabbè. C'è un coso, non so se l'avete visto, comunque, c'è un documentario su Netflix sui terrapiattisti. Finisco qui il dibattito e l'ho lasciato in registrazione, perché io penso sempre che anche queste cose a fine della lezione le avremmo fatte in piedi, quando spegnevi il proiettore e parlavamo fra di noi, a dire: ma senti un po', ma che ne pensi delle fake news? Stiamo cercando di ripetere le stesse cose, no? per dare... Ieri hanno fatto una bella riunione l'associazione 2030 sulla didattica a distanza, sono intervenute una trentina di persone, dove si parlava con studentesse che reclamavano certe cose, con professori che dicevano il mondo è diverso e tante altre cose, per dire che oggi il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando non per sostituire il mondo precedente, ma certo, per integrare il mondo precedente. Certe cose muoiono. Io ho sempre detto una cosa di questo tipo: quando hanno fatto l'automobile, quelli che facevano i ferri da cavallo sono scomparsi, perché sì, poi alla fine diventa solo un segmentino, perché quelle cose non esistono più in senso massiccio, rimangono dei fatti, perché il mondo cambia. E allora anche la didattica pian piano diventerà un'altra cosa. Oggi, in termini tecnici, oggi una persona che ha 6 anni entra a fare la prima elementare, quando lavorerà farà un lavoro che oggi neanche si conosce quale sarà, perché in 20 anni avrà inventato talmente tanti lavori. Quindi questo, che cosa deve imparare? La cosa migliore che deve imparare è imparare a conoscere, imparare a sapere, imparare ad analizzare. Quindi la scuola deve formare le persone ad essere critico, ad analizzare i dati e i fatti. Se questo è vero, qualsiasi cosa accada, quindi più un approccio filosofico alla scienza che non un approccio del tipo ma io farò l'ingegnere, di che? Oggi non lo so. Lamberto, posso integrare una cosa? Dimmi, Alba. Tu hai detto deve imparare a conoscere. Io ti aggiungo che deve imparare a conoscersi. Perché mi è capitato in questi giorni, senza fare nomi, di dover sostenere qualcuno che mi diceva: ci stanno privando della libertà. Ho detto: senti cara, se la libertà tu ce l'hai dentro la tua testa e dentro il tuo cuore, non te la può togliere nessuno. Sai, mi ha guardato come per dire: ah, cioè, capito? Non so se rammento bene, perché filosofia l'abbiamo fatta al liceo, ma quando ci scrivono sul tempio Gnois Euton, quello che diceva Socrate, diceva: la prima cosa da fare è conoscere te stesso. Allora, se conosci te stesso e impari ad apprezzarti per i tuoi difetti pure, perché fino a Dio siamo pieni di difetti. Se è così, è il primo passo. Però la scuola deve formare su una cosa di fondo. Io sono profondamente convinto. Ho letto e fatto molto di comunicazione. Credetemi che quello che deve insegnare ai bambini è capire quello che vedono e interpretarlo. Capire che quello che vedi in televisione non è quel reale. Quello è il fatto che qualcuno è andato là, mandato da qualcun altro con una telecamera, il quale ha fatto delle riprese, le quali sono state selezionate, e poi il regista ha detto: questa sì, questa no. Quella è la realtà? No, quella non è la realtà. Quella è l'interpretazione che l'interprete vuole dare della realtà. Va tutto bene se esiste purezza mentale. Ho scelto quello che è per far capire una cosa, ma altrimenti il bambino deve capire, quando vede una cosa, che tipo di analisi deve fare, chi è, come mai, e si mette da, e non bere pedissequamente quello che vede. Soprattutto Lamberto, bisognerebbe, più che il conosci te stesso, io sono sulla
su Socrate quando dice, e questo se noi ce lo ricordassimo ogni tanto parlando appunto del conoscere, Socrate diceva una cosa fondamentale e diceva: io so di nulla sapere, capito? Ecco, tant'è vero che poi i genitori dicono: noi che ci abbiamo andato a fare a scuola, Socrate. questa è da Achille Campanile. Sì, capito, però ecco, questo benissimo, è importante, benissimo. Cioè ricordare questo, che ci abbiamo tanto da imparare. Infatti. La modestia dell'ascolto, perché bisogna ascoltare chi sa tante cose. Carissime, bene. Noi allora, ci vediamo con l'informatica dopo le feste, giusto? Esatto. Okay, ci vediamo con i brindisi il 22 però. Sì, poi tanto lo direte, no? Lo manderete. Certo, sì. Certo. Bene, un saluto e buon weekend. Ciao. Buona giornata a tutti. Grazie, ciao, ciao. Maria, grazie a tutti i partecipanti. Ciao. Grazie a tutti.